Eccoci, ciao a tutti. Faccio questo video per dare alcune informazioni, anzi, importantissime informazioni sul decreto Genova. Come potete vedere, questo è il provvedimento, è anche molto corposo, che stanno lavorando in Parlamento alla Camera. Si sta già votando, alla Camera si dovrebbe finire in votazione prima lettura mercoledì della settimana prossima e al Senato nelle prossime settimane. Comunque ipoteticamente per metà di novembre il decreto Genova sarà approvato al Parlamento. Perché faccio questo video? Perché come sapete c'è stato un enorme lavoro sul decreto Genova, c'erano già tante risorse stanziate prima della pubblicazione del decreto a fine di settembre. E voi vi chiederete perché non sono state inserite tutte le manovre, tutte le risorse per gli sfollati, per le imprese, per i lavoratori, per il porto, per il trasporto pubblico locale. Ovviamente perché in Gazzetta Ufficiale tutto quanto siamo riusciti a fare, inserire già nella prima pubblicazione, doveva avere la copertura del Ministero dell'Economia e della Finanza. E soprattutto non avevamo tutte le informazioni per conteggiare le necessità, non sapevamo quanti sfollati, quante famiglie c'erano, sapevamo quanti imprenditori avevano avuto un decremento di entrate, non sapevamo quante imprese erano state danneggiate, insomma, non avevamo tutte le informazioni. Oggi, all'interno di questo testo e col lavoro di tanti parlamentari di maggioranza che ringrazio, si può fare la somma e vedrete che sono belle notizie. Abbiamo parlato di sfollati, ci sono 266 unità immobiliari in cui vivono 266 famiglie che sono state sfollate in conseguenza del crollo del 14 di agosto. Queste 266 famiglie riceveranno 72,3 milioni di euro, che significa, dico solo un dato, per l'abitazione che hanno dovuto abbandonare, 2025,50 euro per metro quadrato gli verrà monetizzata. In più una indennità di 45.000 euro, in più un'altra indennità di 36.000 euro. Quindi io penso che sia una grande, un'importante azione di questo governo che va a ristorare, e non ho visto, credetemi, grandi precedenti, le famiglie di sfollati per che cosa? Per comprarsi una nuova casa. E questa è una bella notizia, 72,3 milioni di euro. Poi passiamo alle imprese. Nella zona rossa, cioè nella zona che è stata circoscritta, che è stata principalmente interessata dal crollo del Ponte Morandi del 14 di agosto, ovviamente c'erano delle imprese, quindi stabilimenti. Anche loro hanno subito dei danneggiamenti. Diamo nel decreto Genova 35 milioni di euro, ve la dico molto velocemente, 1.300 euro per metro quadrato per ogni impresa danneggiata, 72,3 più 35. Poi ci sono misure in sostegno delle imprese danneggiate, altri 10 milioni di euro che riguardano imprese e liberi professionisti che hanno subito un decremento di entrate e noi gli diamo fino a un tetto massimo di 200 mila euro per ripagarsi le minori entrate rispetto all'anno precedente. 10 milioni di euro, dicevamo. Ci sono altri 20 milioni di euro per la creazione della zona franca urbana, che significa? È una zona a fisco agevolato in cui le imprese quindi avranno una minore pressione, riusciranno ad avere meno, diciamo, agevolazione quindi del fisco. Poi ci sono altre misure in materia fiscale, nel senso che nessuna, né privato cittadino, quindi né famiglie né imprese, dovranno pagare imposte sulla proprietà di fabbricati o di immobili che hanno. Capitolo imprese. Poi passiamo ai lavoratori, anche qui ci hanno chiesto cassa integrazione, cassa integrazione, cassa integrazione. Abbiamo dato anche la cassa integrazione alle piccole imprese, alle imprese familiari, agricoltori e quant'altro, per una somma totale di 30 milioni e riguardano più di 1.700 persone. Quindi diamo ai lavoratori dipendenti privati l'indennità massima per la cassa integrazione cosiddetta in deroga, mentre per i lavoratori autonomi diamo un'indennità di 15.000 euro. Poi siamo intervenuti fortemente anche sulla mobilità e potrete capire ovviamente quanto sia stata danneggiata Genova e la Liguria dal crollo del ponte Morandi. E per quanto riguarda la mobilità, diamo 23 milioni e mezzo in 2 anni per i finanziamenti dei servizi di trasporto di Genova e della Liguria. Diamo altri 20 milioni di euro per l'acquisto di nuovi mezzi nella città metropolitana di Genova e nella regione Liguria e altri 5 milioni di mezzi per garantire la realizzazione di opere viarie di collegamento. In totale, quindi 23 milioni e mezzo, 20 milioni, 5 milioni in 3 anni.
Porto, ovviamente, anche il porto è stato fortemente danneggiato da questa tragedia. Diamo 30 milioni di euro nel 2018 e 30 milioni di euro nel 2019, quindi totale 60 milioni di euro. Diamo 19 milioni di euro per l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e diamo altre somme per un totale di 30 milioni di euro per l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici al porto di Genova. Tutto questo è quanto è inserito per Genova all'interno del decreto cosiddetto Genova, totale 252,5 milioni. Siccome non abbiamo ottenuto tutte le coperture all'interno del decreto Genova, ma siccome ritenevamo che Genova è quanto mai strategica ed importante, la ripresa e rilancio della città di Genova, dell'economia di Genova e dell'imprenditoria di Genova sia fondamentale, siamo andati anche sulla manovra economica, nella manovra del popolo, e più che mai i genovesi rappresentano il popolo italiano in questo momento. Per aiutare gli autotrasportatori, potete immaginare quanto sia più difficoltoso oggi per gli autotrasportatori arrivare in porto e poter andare a portare, diciamo, le merci ricevute o da scaricare, caricate o scaricate nei vari luoghi di destinazione. Destiniamo 80 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019. Zona franca urbana la rimpinguiamo di altri 100 milioni e diamo ben 200 milioni di euro al porto in 4 anni. Queste sono 410 milioni di euro che ad oggi sono inserite nella legge di bilancio, che saprete ovviamente debba avere l'avallo definitivo e l'approvazione del Parlamento, ma queste cifre oggi sono già presenti nella legge di bilancio. Non è finita qui. Concludiamo con due progetti che abbiamo fatto, costruito, diciamo, anche molto velocemente, che ci danno e che danno ancora una mano a Genova, che ora recupera, che sono progetti che portiamo in Europa. Io, come saprete, poche settimane fa ho incontrato la commissaria ai trasporti, la commissaria europea ai trasporti Bulc, proprio a Genova, e con lei, tra le varie cose, abbiamo concordato la stesura di alcuni progetti per la portualità di Genova, per il retroporto di Genova, per, diciamo, incentivarne la ripresa, incentivarne la logistica. Ebbene, anche qua abbiamo costituito due progetti del valore di circa 20 milioni di euro, di cui recupereremo dall'Unione Europea, se li dovesse approvare, ma abbiamo, diciamo, già un ok informale, circa 10 milioni di euro. Il totale, quindi, facciamo sommati 460 milioni di euro, 252 milioni di euro e questi altri 10 milioni, penso che siano somme importanti. Sono somme superiori ai 700 milioni di euro, siamo riusciti a trovarle in poche settimane di lavoro e per questo, questo siamo riusciti a fare grazie a un lavoro di tutta la maggioranza, di tutte le forze politiche del governo, e io ringrazio quindi i colleghi di governo che insieme al sottoscritto si sono impegnati al massimo per ridare a Genova gli strumenti per riconquistare la dignità che merita, e ringrazio evidentemente anche tutti i parlamentari che oggi compreso, ma anche nelle settimane scorse, stanno lavorando giorno e notte per portare il prima possibile all'approvazione questo decreto. Ovviamente ci potrebbero essere anche novità, ma mi viene da dire, e ne sono certo, che se ci fossero novità saranno novità positive e certamente non novità negative. Io vi ringrazio, ma quello che vi ho detto erano non tanto promesse, ma fatti, notizie che avevamo detto voler concretizzare e che oggi sono scritte nero su bianco in una legge che riteniamo essere una legge ben fatta e che dia una mano, ripeto, a Genova e ai genovesi. Grazie di tutto.